7 del mattino. Francesco, come stai? Bene, ciao. Ciao. Dove ci mettiamo? Il camerino. Okay. Stiamo chiudendo i palchi. Lo metto il camerino. È un po' stretto qua. Pensa che c'è un tropeano, perché tu ti definisci tropeano, anche se vivi, voglio dire, a Roma, tra... Io sono nato a Napoli, perché mia mamma è napoletana. Però ho sempre vissuto a Cremona, ma io sono tropeano. Sono contento, infatti, quando vado nel mio percorso di studio, ho studiato con Yves Le Breton in Francia. Sono contento quando venivo riconosciuto italiano, studente di teatro, grazie a Raffa Vallone. Yves Le Breton non me lo scorderò mai, che mi disse: voi italiani non capite l'importanza di questo attore. Io dicevo: ma quale attore? Pensavo Mastroianni, Gassman, i soliti, i classici. E lui mi disse: Vallone. Io dicevo: ma Raff Vallone. Faccio: Raff Vallone, ma del mio paese. E lui mi diceva che praticamente Raff Vallone fece lo spettacolo Uno sguardo al ponte di Miller in Francia, e siccome lui non sapeva il francese, lo imparò in scena. Era un italo-francese che per quello spettacolo, dove si parlava di Benny Carbone, un italo-americano, fu un successo. Certo. Che poi adesso l'ha rifatto Sebastiano Somma, con cui ci ho lavorato a febbraio. Non solo lui. Sì, ultimamente l'ha rifatto solo Sebastiano Somma, che ci ho lavorato a febbraio, e gli dicevo: Sebastiano, una persona squisita, Sebastiano, ma lo sai che Raffa Vallone è del mio paese, di Tropea, e lui è entusiasta, voleva sapere. Purtroppo però bisogna dire che a Tropea di Raffa Vallone si ricorda un po' poco, diciamo, nel senso che un teatro a nome di Raffa Vallone è il minimo che bisognerebbe fare, secondo il mio punto di vista. Poi parlando del mio percorso teatrale, minimo, no? Glielo spiego, nel senso che quando sono partito io ho studiato a Bologna, alla scuola di teatro Colli, poi dopo sono andato in Francia da Le Breton, ho studiato qui a Roma da Salvatore Cardone, da Michele Monetta, che erano professori dell'Accademia. Non ho un percorso accademico, ma ho lavorato al Globo con Proietti, e stasera ci sarà Roberto Mantovani in platea, che è un attore grandissimo ed è stato un attore con cui ha lavorato Vallone, e io ho avuto la prima testimonianza vivente al lavoro tramite lui. Con Peter Stein, sì. Ha fatto uno spettacolo che adesso mi sfugge il nome, comunque, dove Vallone, sì, era un po' anzianotto, mi diceva, sì, e mi diceva che aveva una severità, quello che ha appena detto lei, sì, che Mantovani mi raccontava sta cosa, sì, che praticamente in scena doveva praticamente prendere questa freccia Raff e tirarla metaforicamente, non riusciva a prendere sta freccia mai, perché diceva che era un movimento strano, non so. A un certo punto, davanti al pubblico, non riusciva a prenderla, si girò verso il pubblico e fa: questa parte la odio. E poi è tornato a fare delle lettere di De Sica, cioè un libro che consiglio a tutti, dove De Sica descrive il set della Ciociara alla figlia, Vittorio De Sica, dove parlava di Vallone e diceva che era l'unico che gli dava soddisfazione, perché la Loren era tornata dall'America e lui ha detto: bisogna rimetterla in riga, perché sai, l'America ha totalmente un modo di lavorare diverso dal nostro. Adesso vabbè, un'altra cosa, parlo dell'epoca. E diceva che Vallone era l'unico che ci metteva l'anima per la Ciociara, infatti fa una parte, secondo me, meravigliosa. È stata determinante per l'Oscar quella parte. Sì, anche secondo perché me. Perché è il biglietto da vista proprio del film, perché è la prima scena. E infatti De Sica descriveva alla figlia come gli aveva dato soddisfazione, perché lui in quel film ha avuto problemi, che l'aiuto regia... era un bravissimo aiuto regia, ma aveva problemi di alcol, quindi non sapeva. L'aiuto regia è fondamentale. Organizza. Beh, certo. Tu. Io ho fatto parecchio aiuto regia. Io ho lavorato con Augusto Zucchi un anno, poi ho lavorato con Erlitzka, adesso a settembre ho lavorato con Popolizio, sempre come assistente regia.
Beh, è un'esperienza enorme. Sì, l'aiuto regia è quello, l'ultima ruota del carro, nel senso che organizza tutto lui, e si prende tutte le responsabilità lui, in un certo senso. Però cioè, sono vari modi di vedere. A Globe con Pecci sono stato il suo aiuto regia. Daniele Pecci, che è una persona squisita, era la sua seconda regia teatrale. Dopo l'Amleto ha fatto questo Enrico V, che pensa in Italia non si rappresentava dal 76. E lui, quando mi ha chiamato, io ero contentissimo, sono andato lì e avevamo il supporto di Proietti, che veniva tutti i giorni a vederci, non dava indicazione, però era un'atmosfera giovanile anche, devo dire la verità, ed è difficile nel teatro trovare questa atmosfera. Cioè, per esempio, lo spettacolo che vedrete oggi, non so se vi piacerà o no, lo spero, è un testo di Ennio Flaiano, che io ho riadattato ai giorni moderni, è un testo che usò Gassman e fece flop, l'unico flop di Gassman. La donna nell'armadio si chiama questo testo. Tra l'altro, per trovarlo noi abbiamo trovato il manoscritto e l'abbiamo riadattato. E poi ci sono altre cose di Kafka, cioè sono tante cose all'interno di questo spettacolo. E la compagnia di tutti i giovani. Perché l'abbiamo fatto? Perché non abbiamo... Cioè, il nostro curriculum è anche abbastanza un curriculum, non dico importante, però un curriculum di ragazzi che lavorano, si danno da fare. Ma facciamo fatica lo stesso, perché non avendo Santi in Paradiso, non è che Santi in Paradiso non significa raccomandazioni, significa proprio delle persone che ti accolgono per la fatica che fai, ti apprezzano, sono veramente poche per noi giovani in questo momento, e quindi abbiamo detto proviamoci. Ovviamente, devo dire la verità, è stato un successo inaspettato, perché abbiamo fatto 4 sold out, 4 serate, 4 sold out, e devo dire la verità, i ragazzi sono stati bravissimi. Io ho avuto molta difficoltà, perché la regia, il mio debutto alla regia, fa l'assistente alla regia, è un conto. È la prima volta questo. Questa è la mia prima regia mia e non avevo l'assistente alla regia. Quindi per risparmiare, diciamo. E devo dire che c'è stato un risultato, la gente molto contenta. Alcuni registi hanno fatto delle critiche. Ovviamente, essendo la mia prima regia, magari le luci, queste cose qui, ma sono... Questo non è un teatro organizzato... Ho fatto tutto io, con i ragazzi, le luci, montare, tutto. Ma perché? Perché sono abituato a farlo, nel senso che se lavori con Popolizio, la mattina alle 9 devi stare lì e controllare le luci. E niente, questi ragazzi qua mi hanno supportato. Pietro, vieni. Per esempio, questo è Pietro Monfreda, che è... Parlavamo di De Sica prima, lui ha fatto un film con Andrea De Sica, il nipote di Christian, ovvero figlio di Manuel De Sica, il grande Manuel De Sica, e ha vinto il Nastro d'Argento con Figli della Notte, quindi non è uno scellerato, diciamo, no, è un ragazzo. No, esperienza ce l'ha. Un pochino scellerato ci sono. Sì, siamo scellerati tutti e tre, perché... Giusto un pochino, quel quanto basta, ecco. Esatto. Poi l'altro ragazzo Fedele, se lo chiami, che chiamo. L'altro ragazzo Fedele è un ragazzo che anche lui è attore e si è dato da fare tanto, perché è lui che ha costruito tutto questa piattaforma che si chiama Cenerentola. Perché Cenerentola sarebbe la scarpetta perduta, la cosiddetta cultura perduta, e con un progetto radiofonico, ovvero noi andiamo in onda il martedì su www.deliradio.it con un progetto radiofonico di sua invenzione, eccolo qua Fedele. Noi abbiamo pensato, facciamo la radio, ma allo stesso tempo facciamo anche teatro, e così abbiamo creato questo spettacolo. Abbiamo scelto il testo insieme, abbiamo lottato veramente per riempirlo, non è stato neanche tanto difficile, diciamo, perché l'abbiamo riempito, 4 soldati, però molta diffidenza dei nostri insegnanti, non tutti però, alcuni, perché magari dicono voi giovani dovete aspettare per lanciarvi. Vabbè, quando aspetti? Allora aspettiamo. Non si è giovani per sempre, forse questa no, è la cosa. No, vabbè, non si è giovani la prima volta c'è sempre, uno si deve mettere in gioco. Al di là della prima volta, io penso che
sia necessario, sia doveroso un ricambio generazionale, perché a livello formativo non si smette mai di coltivare, di imparare, però è anche bene poi imparare a bottega, e se queste botteghe stentano a decollare, per carità, noi saremo sempre garzoni, però è bene che ogni tanto si provi a mettere mano, insomma, e quindi a diventare, come dire, artigiani. Qua siamo tutti meridionali, come puoi vedere lui è di Gravina di Puglia, Pietro di Caserta. E io, vabbè, io sono nato a Napoli, mio papà è troveano, quindi possiamo immaginare. Siamo tutti un po' ibridi, però le nostre origini, le nostre discendenze, i nostri avi sono tutti, come dire, del regno delle due Sicilie. Esatto, infatti. Influenza borbonica ovunque. E infatti questo spettacolo noterà che un po' c'è. Nonostante io ho sempre vissuto a Cremona, a Sorresina per la precisione, e infatti anche Sorresina mi ha contattato per portare questo spettacolo. E tuo padre abita là? Sì, mio padre ancora abita là, a Sorresina, con mia madre. E quando venite a Tropea? In estate? No, però, no, un po' più spesso, diciamo, non solo d'estate, perché abbiamo le zie lì, c'ho zia Lisa, zia Romania, stanno tutte lì, e quindi ci andiamo. Io quando posso vado a Tropea, perché purtroppo i miei nonni non ci sono più, ma Tropea per me è casa, c'è poco da dire, io mi trovo nell'ambiente proprio adatto, e come diceva Fedele, noi non siamo, cioè io non mi sento artista, mi sento artigiano, come ho detto prima, lavorando qui abbiamo montato noi le luci, ci siamo messi, ci siamo impegnati, e quindi questo, secondo me, è questo il motore che ci ha fatto partire e andare insieme per questo risultato. Poi non so se lo spettacolo sarà bello o brutto non mi piace dirlo, però c'è sudore in questo spettacolo, c'è sangue. C'è la gavetta, esatto. La gavetta. E c'è pure, una cosa che diceva Edoardo, c'è pure gelo. E il gelo, il teatro è gelo veramente, perché siamo tutti qua che senza una lira, però ci piace farlo lo stesso. O sbagliamo, sì, ma sì. In realtà lo facciamo perché sentirsi poveri nobilita l'arte in qualche modo. Più sei povero e più sei bravo a recitare. Cioè non facciamo arte perché ci sentiamo tormentati, facciamo arte perché siamo poveri. È importante dire questa cosa qui. Molto spesso si dice l'arte ti mantiene giovane, non è vero, l'arte ti mantiene povero, e questa è l'unica verità. Sì. Vabbè, lo spettacolo è completamente, come avrà detto Francesco, autoprodotto. Ci tenevo a fare una menzione particolare a quelli che sono stati i nostri sponsor, ovvero realtà particolari che, nonostante non godano, come dire, di tanto, come dire, lustro, prestigio, cioè non sono realtà ricche, hanno voluto investire nel nostro progetto. Nel loro piccolo ci hanno fornito dei contributi che ci hanno permesso un po' di ammortizzare quelle che erano le spese. La gente vede il prodotto finale, però quello che c'è nel retro bottega, posso garantire, penso di farlo a nome di tutti, è veramente tanto, e tante volte non si vede. Quindi siamo stati un po', come dire, gregari per certi versi, allo stesso tempo abbiamo curato la parte artistica, non ci siamo limitati, ecco, a fare solamente un lavoro puramente attoriale, registico e quant'altro. Quindi siamo stati tecnici, siamo stati facchini, abbiamo fatto insomma un po' tutto, come è giusto che sia. Però i metodi di produzione, se posso fare una denuncia, naturalmente in maniera molto tranquilla, dovrebbero forse cambiare, perché la realtà, ecco, non ci permette poi di ottenere quelli che sono i giusti riscontri in termini materiali. Tutto qui. Vabbè, saluto tutti i tropeani, forza Tropea e forza Calabria, e cerchiamo anche di andare a teatro, lo so che è difficile, però andate a teatro ogni tanto, soprattutto i tropeani, non i turisti, i tropeani devono andare a teatro. Ma non per incentivare il teatro, attenzione. No, perché è nostra cultura, è nostra identità. Per quanto poi il teatro ne abbia bisogno, però semplicemente perché è qualcosa che secondo me arricchisce. Il pubblico, secondo me, deve tornare a muovere questo tipo di passione, questo tipo di bellezza, ecco, la dico alla Peppino Impastato. Calabria, Sicilia, siamo lì, ecco, sempre stessa terra, per così dire.
quindi è importante. Non so se hai fatto una hai detto qualcosa su Ennio Flaiano, perché no, ho già parlato perfetto. Dopo non parliamo tanto, che sennò non si gusta lo spettacolo. Vabbè.